Siamo partiti 3 mesi fa per una fine settimana in una casa in campagna della famiglia della mia moglie e poi hanno dichiarato questa chiusura totale. In qualche modo siamo fortunati perché abbiamo evitato questa situazione molto drammatica che è accaduta a Milano questi mesi. Dall'altra parte, devo dire che l'ho vissuto pienamente, in modo molto anche contraddittorio, perché qui siamo nelle Prealpi, nel Bialese, in alto, come in Acezzura, e qui ogni notte c'era un silenzio assordante. E si vedeva da lontano paesini vuoti, città vuote, autostrade vuote, stormi di uccelli meravigliosi, ma che erano quasi un po' troppo perché contraddivano il fatto che è un'abitazione umana. Beh, sicuramente è un momento in cui l'essere uomo capisce, se non è completamente tonto, che non è il padrone della terra. E su questo sicuramente tutta questa catastrofe è un sindromo di una distorsione molto più profonda, una mancanza di equilibrio tra uomo e natura, tra individuo e società. E penso che uno dei concetti portanti dentro è il concetto di mancanza di orientamento. Perché se l'asse portante è quello del dio denaro, allora finiremo all'orlo del baratro. E infatti ci sono molte persone, colleghe e amici con cui parlo in questo momento, anche perché sto creando e realizzando un'opera monumentale adesso online che ha coinvolto già oltre 100 cantanti e ballerini di tutto il mondo, e questo possiamo parlare anche dopo, Human Science. E la sensazione che ho sicuramente è una grande speranza che questa lezione può servire all'umanità, ma Speriamo, anche grande paura che questa lezione non sarà imparata e anzi, forse alcuni politici nel mondo utilizzeranno, sfrutteranno questa situazione del Covid per fare cose ancora più oscene, quando tutta la gente è chiusa e ha concesso al politici una forma di tirannia temporanea, la tentazione di sfruttarla è sicuramente è grande. Quindi ci manca l'albero di Acetur, un punto di sì, riferimento. cioè tu hai inserito il nostro maggio con i suoi suoni in questa tua creazione lì a Matera, no? E quello che accennavo poco fa, quella sensazione, quelle riflessioni di fronte al silenzio assoluto che hai vissuto, noi l'abbiamo vissuto nel bosco dove c'era l'app, stava lì a silenzio assoluto, solamente gli uccelli che si sentivano e il picchio che colpiva l'albero. Ecco, che sensazione ti porta quella che hai vissuto e questo albero, questa assenza di suoni, assenza di movimento, insomma. Dunque, io penso che l'essere umano ha bisogno di punti di orientamento. Essendo nel tabula rasa totale, l'essere umano si trova smarrito. Cioè, si parla di libertà, che è un concetto che io difendo e promuovo molto. Ma la libertà senza un punto di riferimento rende l'esistenza umana quasi intollerabile. Cioè il nostro passaggio di vita è il nostro inevitabile saluto a persone che vanno e continuano il loro percorso al di là. Il senso di comunità, il senso di identità hanno sempre un bisogno di una misura, e la misura deve essere da un punto all'altro.
da un punto al io. Quindi per me il maggio è un punto cardinale. Si può dire perché proprio lì poteva essere 100 metri a destra, a sinistra, e infatti il maggio può spostare e si è spostato per concludere quest'opera monumentale di Urla Matera, in cui tutti centinaia di voci sono Confluiti confluite dal maggio. e giravano attorno al maggio, ma in modo più spontaneo possibile. Anche quelli che non avevano una minima idea che cos'è il maggio, la forza del archetipo era così tale che creava una forma di rito. E io, quando abbiamo parlato del progetto, ho utilizzato più volte un termine che ho coniato proprio per l'esigenza di capire quello che sto facendo, è quella del rito d'arte. Il rito d'arte, inteso come innanzitutto un'operazione d'arte, perché per me il maggio è un'opera d'arte, un'opera d'arte partecipativa, collettiva, che viene realizzata da una comunità ben istruita, che ha dentro elementi di fatica, di divertimento, di paura, di superamento al paura, che creano una scultura organica su cui, diciamo, accade qualcosa. E quindi per me ogni definizione del maggio come una forma di folklore lo percepisco come una categorizzazione al limite del razzismo. Cioè, non è, per me non è molto diverso dalle opere d'arte che si trovano al Maxi o a MoMA o al Louvre. È un'opera d'arte in cui la bellezza di una comunità, che diventa una comunità creativa, che per un momento diventa protagonista e spettatore allo stesso tempo. Poi la parola rito è una parola importante, perché il rito, e chiedo scusa a Don Peppino un attimo, a uscire dal proprio contesto cattolico, religioso, stretto, ma nel senso molto più Umano, molto più basso. umano e universale, l'uomo ha perso, lasciando a parte il rito, ha lasciato a parte l'osservazione e il dubbio verso tutto ciò che è trascendentale. E ha lasciato la comunità e si è diventato un orfano esistenziale che da solo cerca di distrarsi il meglio possibile dalle questioni esistenziali profonde. Il maggio per me è un vettore. Il maggio punta in alto. Per legarlo Axis Mundi, Axis gli Mundi. incontri, no? E così ti marca un punto di riferimento in cui tu dici qui. Qui in cui, come ben sapete, io di cultura e religione, magari non sono praticante, sono ebreo, e non è stato meno commovente per me vivere il maggio che una persona cattolica o una persona buddista, perché il simbolo, l'archetipo, perché non è un simbolo, è il simbolo vasto come sia, ingloba livelli diversi di profondità parlando di una cosa. L'archetipo è come una cipolla, ci sono strati e strati di significati in cui sicuramente un bambino lo vive in un modo, Don Peppino lo vive in un altro, un teologo in un altro, un artista in un altro, e uno non contraddice l'altro. Insomma, cioè è un monumento, ma anche un monumento modesto, per
è modesto, forse la parola modesto non è giusta, umile, un monumento umile. Perché? Perché non sta lì per durare per sempre. Cioè, se qualcuno vuole esprimere la sua monumentalità, va alla grande, con dimensione, e poi l'illusione di immortalità. Facciamolo di marmo, che rimane per sempre. No, abbiamo tutta Italia piena di questi monumenti meravigliosi, patrimonio dell'umanità, di UNESCO, che sono questa emancipazione dell'immortalità. Il maggio invece si consuma e poi diventa cenere ogni anno. E questo è una cosa molto importante, perché io quando prima volta sono andato venuto da voi in Acetura, la prima cosa che volevo vedere è il bosco sacro, no? E mi hanno portato in piena notte nel bosco sacro. E lì veramente sono rimasto lì e ho fotografato, ho registrato il silenzio. E devo dire che ho sentito paura. Non paura per la negatività, ma per l'energia di questo luogo. Cioè, entrando lì di notte, ho detto meno male che sono accompagnato da un acetuese, perché è un bosco potente. Qua mi fermo perché non voglio entrare nel falso misticismo, diciamo, o superficialità. Ho visto il maggio in piedi e ho visto il maggio che si consuma nelle fiamme. Quindi, secondo me, c'è un'equazione che, semplificandola, può parlare veramente di nascita, vita e morte, può parlare di tante cose, della fatica, la fatica dell'uomo, la fatica della realtà. Quante volte la realtà ci pesa come una roccia sul petto. Cioè non è una barzelletta la realtà, è una sfida costante. Quante volte abbiamo pianto, quante volte eravamo addolorati, quante volte eravamo delusi. Cioè tutte queste sono cose che dobbiamo tenere sulle nostre spalle e continuare a camminare in questo universo che più andiamo avanti più diventa complesso. Appena ho letto che la NASA ha trovato per la prima volta una prova per un universo parallelo che va all'inverso, cioè siamo è dentro questa cosa qua, cosa? Un punto di riferimento. Punto di riferimento può essere famiglia, può essere casa, può essere amicizia, ma a volte, come che si dice, il pesce non sa che è umido, no? Essendo nel mare, queste cose della famiglia, della casa, a volte non riusciamo neanche a vederli nel tram tram della vita. E quindi serve un risveglio. Il risveglio cos'è? Il rito. Ma un rito che è un rito inclusivo di natura, un rito pieno di vita, pieno di gioia, pieno di fatica, una sfida che riunisce una comunità. E per me, secondo me ci sono tutte, come si dice, le carte in regola a candidare il maggio come patrimonio intangibile dell'umanità di UNESCO. Perché, come avete detto, c'è il maggio realizzato dai Aceturesi, custodi del maggio, ma non è dei Sì, Aceturesi, esatto, è dell'umanità. siamo convinti di questo. E tu sei un'espressione più forte che ci fa capire che il maggio è anche dell'umanità intera.
Anche quest'anno non riuscirò a venire purtroppo, ma sai, dentro il percorso della mia vita incontro molte persone attraverso culture, comunità, realtà molto diverse, a volte contrastanti proprio tra di loro. Ma per me, nonostante forestiero, mi rigioisce l'idea che ho un po' una casa, accettura, e persone che mi vogliono bene e persone a cui voglio bene. E questo, se posso togliere un attimo il cappello del compositore, artista multimediale, internazionale, queste cose qua, a livello umano conta molto. Io anche sono molto fiero che mi sono sudato, affaticato fisicamente, portarla. non ho guardato di lato, ma ho fatto la mia parte, perché secondo me osservare è una cosa e partecipare un altro. E Esatto. secondo me è questa idea del partecipazione, l'azione, non l'osservazione. Noi siamo sempre lì, adesso c'è questo reclusione, tutti attaccati a schermi e osservano il mondo, osservano telegiornali, serie televisive, dei film, fumetti per i bimbi. Per ogni livello di stupidità umana, cioè, hanno creato qualcosa da osservare, no? Invece partecipare non è guardare, è essere una parte. E qua, secondo me, è un punto fondamentale dentro tutto ciò. Cioè che la comunità, ma anche a partire dalla scelta dell'albero, il taglio, il passaggio, il percorso dell'albero e metterlo in piedi, ma anche la bassa musica, ma anche il canto a zampogna, ma anche il cucinare. Sì, tutto, è tutto. Cioè è Partecipano tutto. tutto un elemento costante in cui immagino chi sta di lato e non fa niente, in qualche modo non viene punito, ma sicuramente non viene glorificato, e comunque è perdita sua, perché è bello fare le cose insieme. Uno dei miei più forti rammarici di questo momento è il fatto che, essendo Alma figlia unica, 3 mesi doveva giocare o con noi o da sola, ma e a lei ovviamente c'è una sete enorme di giocare insieme, giocare l'insieme, come che il dividere il pane insieme è molto più bello di un pasto 3 stelle Michelin mangiato da solo. E infatti il maggio, che io lo chiamo il Doppio doppio albero. albero, il doppio albero, cioè, ci insegna anche questo. Non è che diventa un grande albero, rimane un doppio albero. E questo è il massimo che possiamo auspicare come una relazione a qualsiasi cosa. Se la relazione di amore, relazione di amicizia, relazione spirituale, non possiamo diventare tutt'uno. Ma il doppio albero, che vettorialmente diventa unito, ecco, questa è una grande lezione.